Lei è laureato in giurisprudenza. A Padova, ci tengo a dirlo. Una famosa barzelletta dice così: cosa fanno 10 avvocati in bocca agli squali? Un buon inizio, è d'accordo? È bella, è simpatica, non lo so, sono d'accordo. Io l'avvocato non l'ho mai fatto, né ho mai pensato di farlo. Ci ho provato soltanto i primissimi giorni perché serve un anno di praticantato. Non mi prese nessuno degli avvocati perché allora non ero né raccomandato né noto. Si sono pentiti tutti di non averlo fatto, ma soprattutto sono stato contento io di non essere stato preso perché ho fatto cose, a mio avviso, molto più belle. Insieme a questa bella bambina anche un bel ragazzo. È il quarto elemento di questa famiglia, ce lo presenta? Lui è Alvise, ha 14 anni. Vieni qua. È il nostro ragazzo. Nostro ragazzo proprio, sì, perché ha 14 anni. È il periodo. Adesso ti trovo, devo far fare una capriola alla Margherita, perché non può. Scusate, perché l'altra. Margherita ha le Margherita esigenze. Ponti. Di... Ale! Ecco. Ecco. Una domanda a bruciapelo, signora Sandra. Cosa l'ha fatta innamorare di Giancarlo Galan? Di Giancarlo mi ha fatto innamorare il fatto che quello che raccontavano le persone quando l'ho conosciuto era tutt'altro. Era una persona estremamente semplice, buona e di grande cuore. Dicono che ognuno di noi è la somma imprevedibile delle persone che ha incontrato. Qui ci sono delle foto sulla sua scrivania. Silvio Berlusconi, il presidente Napolitano e un grande tonno. Me li mette in ordine di importanza? Ma no, come si fa? Dovrei rispondere istituzionalmente. No, le metto in ordine così, di affetto. E metto la prima, vi colpirà, non è quella con Berlusconi, è quella col tonno, perché vicino al tonno c'è l'amico più caro della mia vita, Vittorio Altieri. Quello è un tonno non grande, sarà stato 90-100 kg, e ne abbiamo presi anche di più grossi. Là c'è Silvio Berlusconi con la mia bambina in braccio quando era piccolissima, credo che lì avesse pochissimi mesi di vita, forse uno soltanto. Là c'è Napolitano, un presidente che io ammiro, non li ho ammirati tutti quelli che si sono succeduti. Qui siamo in prossimità della sua zona, tra virgolette, moda, cioè il suo armadio. Me lo apre il suo armadio? Ce lo apre? Vuole proprio vedere. Cosa contiene? Cosa contiene? Due stracce contiene. Come due stracce? Ma lei mica si veste di stracci. No, che discorso, ma due camicie e due vestiti, cosa vuole che contenga? Che rapporto ha con la moda? Zero. L'armadio. Come zero? Zero, zero, zero. Vado in un negozio, se esco per il sedere con i vestiti o per i gomiti, vado in un negozio e mi compro un altro vestito. Però che colori ama? Spenti. Spenti, nessun colore vivace. Marrone. Grigio, blu. Grigio non tanto, marrone. Qui vedi, non so neanche un vestito marrone a proposito. Ah, ce l'ho qua dentro, guardi, nuovo. Guardi, che bello, nuovo. Di Armani. Lei ama vestire allora alla moda? Come? Ama vestire alla moda allora? No, non amo vestire alla moda, mi piace Armani. Pubblicità occulta. Senta, ma le piacerebbe che Armani vestisse Massimo Cacciari? Molto. Molto. È un messaggio subliminale. Senta, al di là delle giacche da politico, i vestiti seri, anche ma abbigliamento sportivo? Sono queste. Questa è una braga sportiva, per esempio. No? Questa risulterebbe essere una braga sportiva. È in cerca di conferme? Credo che sia sportiva, non me l'avano mica venduta come un pezzo di smoking, no? Lei deve essere terribile quando entra in un negozio. No, io sono il cliente più semplice del mondo, perché qualunque cosa mi diano me la prendo e vado via, perché detesto talmente cambiarmi, spogliarmi, rivestirmi in un negozio, che possono darmi qualsiasi cosa, anche un paio di carpe strette, prendo e vado via. Io so che però lei ha una passione segreta, Elvis Presley. Certo. Di Elvis che cosa le piaceva? Mi piaceva tutto di Elvis,
Anche il movimento pelvico famoso? Beh, quello non si vedeva, allora non c'erano mica i film. Ah sì, c'erano i film no. I film, sono andato due volte a vedere i film di Elvis, ma erano al di là di ogni possibile sopportazione. La musica di Elvis mi piace, i film erano invedibili. Più i lenti o più i rock? Tutto, tutto, tutto. Di Elvis tutto, senza eccezione alcuna. Quindi li ha ballati anche? I rock, io sono un grande ballerino di rock. Un grande ballerino? Certo. Ma ancora adesso? Certo. E dove va a ballare? Qua, quando capita. Da solo? Beh, magari proprio no. Cerco di evitarlo. Dei libri, dei CD per ascoltare la musica, dei giocattoli dei suoi figli, un cane. No, sono miei peluche, questi sono i miei. Sono io che raccolgo senza vergogna peluche e pupazzi e storie di animali. Ah, quindi ha voglia di tenerezza? Sì, questo non lo nego, non c'è vergogna. Ma gli animali e la natura ci sono sempre stati anche quando non c'erano i bambini, perché sono un pezzo di vita, allora sono animali di vari luoghi attraversati. E poi i libri stanno bene anche con qualcosa di vita e di allegria e di ironia intorno. Lei è piena di cani. Com'è nata questa passione sviscerata per cani che raccoglie dai canili e per strada? Io ci sono cresciuta con i cani, veramente, anche quando ero piccola, però non li facevano entrare in casa, li tenevano fuori casa. Adesso in effetti riconosco che seminano un po' di peli. Io penso però che i cani e gli animali siano meglio degli psicologi, meglio di tante cose difficili e possano starci sempre. A me hanno sempre accompagnato quando lavoravo fino a notte, accompagnano la nostra vita. Io li consiglio a tutti. Una camera da letto solare, piena di confusione, piena di libri, piena di tutto, piena di Marina? È abbastanza, perché c'è un mucchio di roba che è indietro da leggere e quindi è appoggiata lì per essere poi archiviata. E questo può scandalizzare i quotidiani arretrati, che però vanno letti perché vanno studiati. E le carte di lavoro e i sogni di viaggi con i cataloghi per terra, magari. Sulla porta della sua camera c'è scritto "Non abbiate paura" e poi sotto c'è un cartello con un omino sulla scrivania con scritto "Direzione". Allora, "Non abbiate paura" l'ha detto Giovanni Paolo II parlando ai giovani ed è bellissima come frase. "Direzione" me l'hanno attaccato i bambini per prendermi in giro, allo stesso modo in cui hanno attaccato sulla porta un altro adesivo che dice "qui non entrano i cani", invece i cani stanno dappertutto. Io ricordo che quando ero bambino ero assistente parrocchiale al cinema parrocchiale e il parroco metteva un sorvegliante che suonasse un campanello quando c'erano scene come baci o cose del genere. Per cui la mia opera di censore è stata quella. Tin, 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 tin. E allora, dopo le piedame che dovevano compiere il taglio, là pronte. Il parroco passava con la pila durante la proiezione per vedere che non ci fossero abbracci o cose simili. Per cui chi andava al cinema vedeva partire un abbraccio che arrivava fino a doveva concludersi in un bacio, il bacio era tagliato e tac. Lei praticamente ha vissuto un'infanzia in collettivo. Sì, eravamo tante famiglie che abitavano lì e quindi c'è stata questa vita molto, molto sociale.
sapevamo tutto di tutti in questo grande acquitolo che chiamavano il Paiasso, dove abitavamo noi, il palazzo. E c'erano tante famiglie di cui sapevamo tutto, no? C'era l'ex ferroviere con la passione della caccia che ogni tanto catturava le civette e le teneva legate a una catenella fuori dalla porta, piuttosto che la signora molto molto grassa che distendeva i panni e noi andavamo a fargli gli scherzi, a alzargli le gonne mentre lei faceva sto lavoro. Eravamo delle birbe, poi c'erano questi grandi alberi dove ci arrampicavamo, facevamo le nostre casette sugli alberi. Alle prime nevicate con la cartella andando a scuola scendevamo giù per questa collinetta con la cartella sotto il sedere tipo slittino. Ricordi molto belli, molto, molto incancellabili. Ma di vizi ne ha? Io ne ho moltissimi di vizi, per esempio non me ne viene in mente neanche uno. È pazzesco, mia moglie ride ma non me ne viene in mente neanche uno. Non lo so se ho dei vizi, sì, sicuramente li ho, però ne ho tolti tanti. Una volta fumavo e ho smesso perché fumare è una delle cose più stupide che un uomo può fare. Sono diventato vegetariano, magari qualcuno non pensa che sia un vizio mangiare cose sbagliate, ma io sì. Credo molto nei rapporti e questo credo sia una cosa buona. No, penso di essere praticamente... Perfetto.